musica idem. Però che cosa c'è di questo? La memoria. Noi quando andiamo a teatro e sentiamo un grande attore, la per la godiamo, poi è finito e non c'è più, non ci sarà mai più. Il teatro è caduco, è effimero, non ci sarà mai più. Però che cosa rimane per ricostruirlo? La memoria di quello che tu hai visto. Ma la memoria non è lo spettacolo, è una sorta di, come dire, ricostruzione a posteriori, non più della cosa, ma di quello che la cosa ti ha lasciato. Per cui tu devi ricostruire proprio devi ricostruire una sorta di schema semiologico relativo proprio ai segni che ti ha lasciato. Infatti oggi tutti i grandi pugni a danza di Bologna, cioè De Marinis, che è un professore che io ammiro moltissimo, ha scritto dei libri bellissimi, che dice questo, proprio, lui c'è, cioè, un libro che si chiama Semiologia del teatro, bellissimo, che dice, qui dice, il teatro nel momento in cui ne parliamo già non c'è, l'arte più effimera di tutte. La scultura esiste, la pittura esiste, la musica bene o male oggi sono i mezzi di riproduzione di massa, come diceva quel tale, che qui c'è, ce l'abbiamo. Il teatro è una cosa, perché quando lo riprendi con la televisione o col cinema non è più teatro, sì, è che manca la fisicità, il rapporto qui. Però proprio ricostruire uno spettacolo teatrale lo si può solamente se ricorre un apparato segnologico inerente alla memoria che poi di quello spettacolo. Questo che, perciò, pensa tu, la parola come deve essere detta e celebrata, perché lasci in chi la percepisce quell'apparato di sensazioni che si riducono, che si tramutano in segni per ricostruire proprio quel sortileggio che è appena avvenuto. Quindi l'attore ha una responsabilità mostruosa, perché quando recita deve dare quel senso, deve dare quel senso, perché poi quel senso si tramuti non solo in comunicazione stretta per capire la storia, ma perché la storia poi a sua volta rimanda ad altre cose. Quindi l'attore deve creare metafore, deve creare visioni e metafore allo stesso tempo. Quindi mezza responsabilità c'è un attore, assieme a lui il regista è l'attore pure lui, perché nel linguaggio giuridico, tu sai bene che chi chiama in causa, quando si fa una causa, si chiama attore. Attore, no? L'attore chiama in causa. E quello che viene chiamato in causa, come si chiama? Convenuto. In un processo c'è l'attore che chiama in causa, come il mio processo animo. Io sono l'attore e una persona è convenuta. Convenuto, dal latino convenire, cioè venire insieme all'altro. Da convenire nasce il termine convenzione. Che cos'è la convenzione? Venire insieme. La convenzione non solo è vivere insieme, ma stipulare un patto tra noi per il quale quella cosa finta che è il teatro è vera. È un patto, è la convenzione, è una convenzione culturale, perché la cultura si afferma tramite convenzioni, che sono dei patti che gli uomini stipulano tra loro, per cui gli uomini si mettono d'accordo e questa cosa rimane nel tempo e segna una civiltà. Sono d'accordo che quella cosa finta sia vera, ma se è arte diventa più vera del vero. Cioè infatti, se tu in teatro vuoi fare, mentre al cinema che è ontologico, è la realtà in sé, in teatro la realtà è inventata da tutto. Se tu vuoi fare una vela, un attore fa così. Ecco la vela, una bandiera, non c'è mica bisogno di averci la bandiera. E questo perché attraverso l'uso delle parole e l'uso, poi ho lasciato da parte adesso tutta la parte gestuale, che è pure altrettanto importante, perché anche i gesti fanno parte di un apparato segnico che a loro volta sono dei segni, sono i semion, come si dice in greco, il segno. Infatti la semiologia è lo studio dei segni, siano esse parole, gesti, suoni, luci. Infatti il teatro è formato da più arti sostanzialmente, c'è il mondo del croma, del colore che tu attui tramite le luci, la scenografia, c'è il movimento, c'è la coreografia, c'è perché alle volte un movimento, pensa il teatro napoletano, quando recita Edoardo De Filippo, Edoardo De Filippo alle volte con un gesto sembra che dice una parola, anche quello è un segno,
Per cui il teatro è l'apparato di sé, che si compone, ciao mamma, con un assieme di ecco, questo è quello che dirti quanto è importante quando tu studierai per conto tuo la dizione, e quindi studierai cercando di semplificare il monologo della guardia e cercando di fare più intimista, quello puoi fare anche sui filati, perché è chiaro che tu l'hai imparato da un monologo cinematografico. In cinema si usa i fiati, perché non è che poi in cinema parlare con la voce, perché l'arte è un artificio, il cinema invece, come dicevo prima, è la realtà in sé. La macchina cinematografica scruta la realtà. Anche lì c'è una mediazione artistica, anche lì c'è un'interpretazione del reale, per cui una realtà, alle volte se tu vedi il cinema di montaggio di Eisenstein o di grandi russi, per esempio, tu vedevi, pensa che Pudovkin, che è un grande regista russo che ci trova molto, ha scritto un libro che si chiama Film e Fonofilm. Lui sosteneva che tramite il montaggio tu puoi far, pure se il film è muto, lo rendi sonoro, se riesci a montare bene il film, no? Perché vedi, non so, un ruscello che si muove, poi allora tu non hai più bisogno del suono, perché lo fai attraverso le immagini, no? In teatro tutto questo lo devi dare attraverso il suono che emette la parola, perché la parola deve essere significato di comunicazione, primo stadio. Secondo stadio, il significato poetico, cioè la metafora, il mistero. Adesso non vi annoio più, però in sostanza l'arte dell'attore pensa che responsabilità c'è. Sostanzialmente ha una grande responsabilità dell'attore, per cui è un mestiere difficile da morire. Perché io detesto gli attori, io nella mia vita ho diretto quasi tutti i grandi attori italiani, cioè li conosco di tutti, però quelli che ho amato sono quelli che si divoravano per approfondire, per capire che cosa significava una parola, come dirla, come farla diventare funzionale, non solo nel contesto della regia, ma per fornire il personaggio di quegli strumenti espressivi, alle volte conoscitivi, di cui il personaggio aveva bisogno. Allora il pubblico, quando sente che l'attore cerca di penetrare il significato, lo ama e dice che è un grande attore. Quando è che il pubblico dice che un attore è cane? Quando sente che quell'attore non sta capendo il significato di quello che dice, o perlomeno non ha fatto tutti gli sforzi necessari per dare a quella sua parte, a quelle parole, la profondità che il teatro richiede, esige. Il teatro esige la profondità del senso e attraverso l'uso, perché alle volte ci sono degli attori che usano dei toni strani, perché stanno cercando di enucleare dalla parola il senso più riposto, il senso più allusivo, il senso più metaforico, più universale. Quindi l'attore è un celebrante, dice messa, tutto sommato, è quello da dire. È un mistero, atto il mistero del teatro. Io a volte, perciò dico, quando io ho amato i grandi attori che si consumarono, per uno di questi che non citavamo proprio prima, con Anton Giulio e proprio Roberto Erlitzka, no? Se tu vai a vedere il film di Bellocchio che è appena uscito, lui fa 4 minuti di cinema, c'è un monologo e senti com'è raro, no? Com'è curato, mentre gli altri sono, perché Bellocchio dirige bene, gli attori devo dire li porta bene, e la storia pure non è mandata. Però la bravura di Erlitzka, oppure la bravura di certi attori non colti che io ho avuto, quelli napoletani, con la Maggio, che erano ignoranti ma avevano il mistero di Dioniso, pure così detto il cuore, e li faceva diventare espressivi, li faceva diventare poetici. Poi Gassman, Albertazzi, che ho diretto fino all'altro ieri, ma questi grandi sono quelli che danno alla parola, indagano fino alla tortura, fino a non dormirci la notte. Questo è il grande attore. Il mistero dell'attore è colui che, infatti, il mal d'attore è una sorta di agnus sacrificale, che è la fatica immane quando devi fare i grandi personaggi sprofondati. Io quando ho diretto Kim Rossi Scuola, che è un attore non coltissimo, però intelligentissimo, che si consumava sulla metro, si consumava, pensa, noi all'ultima replica
ancora mi chiedeva se quel verso l'avevo tradurlo in quel modo o nell'altro, che secondo lui per un verso alla 150esima replica. E gli attori bravi sono quelli che ogni volta vanno in scena chiedendosi il senso del mistero che loro vanno ad interpretare. Quelli che invece vanno a routine, che vanno a pappagallo, ti danno solamente, creano noia. Ci sono dei spettacoli che dici, ma il testo è così bello, perché mi annoia? Perché proprio non c'è questo grande lavoro di come dire, maieutico, no? di trar fuori dalla parola, che è il momento esaltante. Perché l'uomo è parola, l'uomo comunica con la parola, vive, si attesta con la parola. E nel teatro la parola è proprio è il logos, come dicevano i greci. Peraltro, infatti, nell'antica tragedia era così importante la parola, che non solo la dicevano i grandi tragedie, qui veramente il mistero come cavolo potevano fare, era tutto in versi. La tragedia, loro presentavano al concorso delle Dionisiache le trilogie, le scrivevano tre all'anno, e poi pensa che sia Sofocle che Euripide che Eschilo hanno scritto all'incirca ognuno un centinaio di tragedie, sono perdute perché con l'incendio della biblioteca di Alessandria. Però era così importante la celebrazione della parola che i cori erano cantati, per cui il canto era una sorta di ampliamento di questo stato evocativo della parola detta. Non c'erano arrivati i sistemi musicali che adoperavano, ma quelli qua, ma sappiamo che era importante. Sappiate quindi lavorare sulla parola, il primo livello è la parola, però la parola detta bene, per cui la S è formata. Basta che tu senti gli attori, cos'è per imparare bene cosa si fa? Io da ragazzino, quando adesso ci sono i dischi, no? Con gli attori, col testo in mano, devi seguire l'attore che dice col testo in mano, te lo fa scrivere, oppure devi cercare sulla radio, Rai 3, qualche volta fanno delle commedie, delle situazioni, anche la notte. E vanno seguite, perché la parola detta alla radio è fondamentale. Adesso si sente poco l'attore alla radio, purtroppo, ma noi un tempo della radio facevamo esercizio quotidiano, e quindi intanto fai queste cose e poi conoscerai qualche attore a Modena, cioè qualcuno, oppure i vecchi attori sanno impostare la S, perché il tuo piccolo problema attualmente è la S. Ma per il resto hai temperamento, sei la voce, quando la tiri il diaframma te l'ha cavata fuori, credo. Ci siamo messi. Quindi avete fatto un buon lavoro. E niente, mi aspettiamo a Roma quando verrai. Però studia, studia sia leggendo testi che ascoltando, e ad alta voce esercizi, almeno un giorno. Ti fa bene, cos'è che c'è il teatro? Lei va bene, pure la tua personalità. Sì. Perché sappi che il teatro viene bene ai timidi. Perché i timidi sono i migliori attori. Perché? Perché se sei sfrontato, non combatti, non ricerchi, non... Se tu sei timido devi vincere tali di quelle barriere che userai la parola per vincere, non per essere normale. Gasman era più Gasman, che era un mito, aveva una timidezza, pensa che lui, quando io l'ho avuto nel mio teatro a Trieste, lui era un settantenne non celebre, celeberrimo, lui è strano sul palcoscenico, la gente da stare in piedi a applaudire. Lui mi diceva, Maria, spingimi in scena, la paura alla sua età di entrare in scena, perché aveva la timidezza di non essere all'altezza. Alle volte ci sono degli attori che sono così sicuri di sé, così sfrontati, che ti creano antipatia, invece che quella tenerezza che l'attore deve creare, perché in effetti è uno che si immola per noi. Una sorta di empatia. Perché l'empatia deve essere... come alludere a un sacrificio che sta per avvenire. Questo è quanto, non vi annoio oltre. No, è stato molto interessante questo. Beh.